Ciao! Oggi siamo a Marano Lagunare, un antico insediamento romano che è stato per secoli sotto il controllo della Repubblica Venezia. E oggi la mia tappa in Friuli, che sarà anche la terza ultima tappa del Giro d'Italia. Mi chiamo Olivier, sono belga, amo la bicicletta, viaggiare e l'Italia. Così quest'anno ho deciso di seguire le tappe del Giro per scoprire il bel paese. On y va! Antico insediamento romano, il borgo storico marinaro di Marano Lagunare è stato sotto il controllo della Repubblica di Venezia per quasi 400 anni dal Medioevo. Immersa nella riserva naturale della Valle Canal Nuovo, Marano è inoltre il punto di partenza per scoprire la laguna, che ospita una flora ed una fauna unica, soprattutto cigni e orche. Buongiorno! Oh, buongiorno! Benvenuto a Marano Lagunare. Grazie. In una delle tre riserve che abbiamo a Marano. E quante specie ci sono in questa riserva? Allora, parlando degli uccelli, che forse è l'attrattiva maggiore, ne abbiamo censite in circa 30 anni oltre 300. Se pensiamo che in Europa ce ne sono 500 circa, 300 in un'area di 100 ettari sono tante. Quante più persone apprezzeranno e capiranno l'importanza di conservare la natura, ci aiuteranno a mantenerla per il futuro. E allora se noi riusciamo a stimolare, a incuriosire un bambino verso la natura con delle cose semplici, abbiamo fatto un passo importante. Ecco, e qui siamo sulla terrazza, questo osservatorio che dà sulla riserva. Abbiamo ripreso la tipologia tradizionale dei casoni locali, però l'abbiamo rifatta ed adattata per fare degli osservatori. I casoni locali in laguna dei pescatori sono fatti integralmente in canapalustre, il tetto e anche le pareti. Okay. E ne abbiamo testimonianza da un 4-5 secoli almeno, forse anche prima. In passato le barche non avevano i motori e quindi andare su e giù con barche a remi era lungo e faticoso. E allora abbiamo pensato di realizzare dei capanni vicini alle zone migliori di pesca per evitare il tragitto di andata e ritorno. E le zone migliori di pesca in laguna erano vicino alle foci dei fiumi, dove i pescatori utilizzavano quello che la natura offriva, la canna palustre, perché la canna si sviluppa soprattutto dove c'è più acqua dolce, quindi alle foci dei fiumi. Ecco, ogni volta che vengo, pur venendo spesso, un po' mi suscita sempre delle emozioni di un certo tipo, perché immagino che quello che si respira e si vede fosse più o meno simile 4-5 secoli fa. Poco è cambiato in questo ambiente, dove si vede una bella integrazione tra quello che l'uomo ha fatto e la natura che ci circonda. Queste sono le reti per pescare, giusto? Sì, queste sono proprio le reti del sistema di pesca più tradizionale. È un sistema di pesca, tra l'altro, anche poco impattante. Quindi anche questo tipo di pescato è estremamente pregiato. Nel 1960 circa li hanno abbandonati. Quando? Quando sono arrivati i motori. Però è importante che io do merito ai maranesi del passato di averli ricostruiti mantenendo vive le tradizioni. E oggi chi ne guadagna è quello che vediamo. Lungo la strada che mi porta verso il confine delle Alpi Giulie, mi imbatto nel paesino di Manzano, centro del distretto della sedia del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Olivier. Sono Matteo. Piacere. Francese? Belga. Accomodati. Manzano è un importante comune al centro di quello che è il distretto della sedia, che è un territorio fatto di 11 comuni con una grandissima specializzazione nella produzione di sedie, sedute e complementi di arredo. Quante persone lavorano per voi? Questo territorio esprime circa 500 aziende e circa 5.000 addetti, per cui è un comparto molto molto importante. Quindi è un po' di lavoro per tutti? Assolutamente sì. Da quando esiste questo? È una lunga tradizione. Già a inizio del Novecento c'era una
una grande specializzazione della lavorazione del legno e qui si impagliavano anche i sedili a mano. Ah, poi nell'evoluzione industriale del dopoguerra si crea la filiera completa che sa lavorare il legno, il ferro, i tanti materiali, ma sempre parlando della produzione di sedie, sedute e complementi d'arredo. Un made in Italy secolare di cui siamo molto orgogliosi e fiore all'occhiello del nostro territorio. Continuo il mio viaggio. Vado molto bene. Verso il mare. Grazie per essere venuto qui. Ti saluto, Mandy. Mandy? Mi mandi dove? No, da queste parti, fra amici, ci salutiamo così. Ok. Buon viaggio. Mandy, allora. Ciao, Olivier. Ciao. Il distretto italiano della sedie è anche una filiera certificata del Made in Italy. Creatività dei designer e progettazione degli architetti, imprese che tramandano l'esperienza artigiana di tutte le fasi della filiera, per rendere accessibile l'alta qualità del Made in Italy anche nel settore dell'arredamento. Secondo tradizione, per la sua posizione dominante tra le vallate, il luogo dove sorge il santuario, oggi Cividale del Friuli, era una sede di guarnigione romana a difesa della città dalle invasioni barbariche del V secolo. Nella prossima puntata, Belluno e la neve della Marmollada.